Allora, io prendo la notizia del Corriere della Sera di sabato 31 dicembre 2005, non dell'Inquisizione. Sono lesbiche, espulse, due ragazze fanno causa al liceo. Ma allora, cosa scrive il Corriere della Sera senza commenti? La vicenda risale allo scorso 12 settembre, quando Gregory Bork, preside della California Lutheran, un liceo di 142 studenti gestito dalla Wisconsin Evangelical Lutheran Sidonie, cioè del sinodo luterano evangelico del Wisconsin, una delle chiese luterane più potenti del paese, spedì una lettera ai genitori delle due ragazze in cui annunciava la sua decisione di espellerle. Aperte virgolette, abbiamo l'obbligo spirituale e morale di proteggere i nostri studenti dal peccato, chiuse virgolette, scrisse Bork, secondo il quale, aperte virgolette, la presenza delle due peccatrici potrebbe indurre altri studenti a perseguire simili relazioni, dando al contempo l'impressione che noi avalliamo uno stile di vita deviante, chiuse virgolette. Nella stessa lettera, Bork ammette che nessun testimone oculare si è fatto avanti per denunciare contatti fisici tra le due ragazze. Aperte virgolette, però la loro amicizia è tipica delle lesbiche, non delle ragazze normali, chiuse virgolette, spiegava Bork. Dice uno degli avvocati, dice, in ballo è il principio se le scuole religiose dell'era di George Bush possono escludere i gay e le lesbiche solo in quanto tali, chiuse virgolette, dichiara Richard Ackerman, presidente di un gruppo di avvocati specializzati in cause etico-religiose. Questa è la situazione degli Stati Uniti, in mano a fanatici cristiani, non musulmani, in cui delle ragazze, tra l'altro minorenni, vengono espulse da scuola perché il preside di una chiesa evangelica luterana sostiene che la loro amicizia è tipica delle lesbiche e che non esiste, sempre con lettera testuale, non esiste nessun testimone oculare che queste due abbiano avuto dei contatti come lesbiche. Ma siccome la loro condotta, aperte virgolette, perché la loro amicizia è tipica delle lesbiche, non delle ragazze normali. Va bene. Questo, ecco. Pensate cosa potranno diventare di questo passo anche le scuole italiane, visto che gli Stati Uniti sono sempre, aprono la strada maestra dei cristiani alienati. E allora si trovano delle ragazze che poi sono minorenni, cioè nel senso minorenni, non che sono ragazze che hanno 50 anni o 20 anni o 18 anni, sono ragazze minorenni, impedite di andare a scuola. E visto che c'era così scandalo, sono state obbligate a iscriversi a un'altra scuola, in scuole separate. Questa è la condizione degli Stati Uniti, considerato un paese molto avanzato e civile. Però questa è la situazione delle scuole religiose. E siccome la scuola italiana si avvia a essere una scuola religiosa, pensate che fra poco basterà che qualche ragazzo abbia una semplice battuta e sicuramente come peccato e come peccatore verrà cacciato dalla scuola e non potrà neanche più frequentare la scuola. Io se vuoi te ne leggo un'altra sull'uso della religione, sempre negli Stati Uniti, degli istituti religiosi. La leggo però perché spiegarla così è abbastanza Sì, no, ma complessa. io certo, io Sì, cioè, ho sì. letto citando il Corriere della Certo, Sera. no, Sì. no. Sì, certo. Non è che ci siamo inventati noi, No, 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 che no. noi ci ha Sappiamo capito. che è quella situazione, Francesco. Da quando il Congresso degli Stati Uniti ha autorizzato alcune riserve indiane ad aprire i casinò, il miraggio della ricchezza ha spinto decine di tribù a chiedere la licenza. Sto leggendo dall'Espresso di qualche giorno fa. Penultimo espresso che è uscito. Il modo più rapido per ottenere quella licenza è pagare lobby ben introdotte per far pressione sul congresso. Abramoff e Scanlon contano sei tribù fra i loro clienti e da loro hanno ricevuto fra il 2001 e il 2004 versamenti per almeno 82 milioni di dollari, più altre decine di milioni versati direttamente come contributi elettorali a numerosi parlamentari. Leggendo le email che i due si sono scambiati e che i giudici, questi due sono sotto processo, hanno reso pubbliche, si scopre che in talune occasioni Abramoff e Scanlon hanno invitato politici e amici a lavorare contro le tribù loro clienti per convincerle ad alzare il prezzo.
I capi indiani vengono definiti ritardati mentali, idioti, scimmie, trogloditi. Uno degli episodi più inquietanti riguarda la tribù dei Tiguas, che voleva aprire un casinò in diretta concorrenza con quello di alcuni clienti di Abramov. Per bloccare l'iniziativa, il lobbista telefona a Ralph Reed, ex capo, si è dimesso, della Christian Coalition, la destra cristiana che ha determinato la rielezione di Bush, e gli versa 4 milioni di dollari perché convinca i pastori evangelici e la base dei credenti ad opporsi all'apertura della sala da gioco. Poche settimane dopo, il leader religioso invia un'email ai suoi impiegati e dichiara trionfalmente: «Sono riuscito a far sollevare i miei pastori contro il casinò». E Abramov scrive a Scanlon e Reed: «Ora quegli idioti indiani Tiguas si faranno furbi e cominceranno a versare i contributi elettorali alle persone giuste. Mi piacerebbe proprio mettere le mani sui loro soldi». Nel giro di poche settimane i Tiguas diventano clienti di Abramov. E questo è l'uso della religione. In pratica, cosa ha fatto questo capo delle chiese cristiane? Ha sollevato i suoi fedeli contro questa povera tribù di indiani che vuole aprirsi un casinò per fare qualche soldo. E questo è un modo di far politica dei cristiani in generale. Guardatevi sempre dai cristiani. No, ma infatti che poi esiste una vocazione moralistica, l'abbiamo sempre più presente, anche perché appunto dicevamo l'esempio di queste due ragazze americane cacciate da scuola soltanto perché il preside di una scuola cristiana le reputava peccatrici. Ma si aggiunge che la vocazione di moralizzare, di rendere tutto quanto uniforme, di creare nessun problema, sta invadendo tutta la società. E allora abbiamo ricordato qualche settimana fa che esisteva un teorico americano in cui sosteneva che la pornografia era nemica della democrazia. Bene, questo saggio è uscito su un inserto del Corriere della Sera Magazine. Sono 6 pagine, e che non sto qui a leggerlo tutto, proprio perché anche le argomentazioni sono talmente da comiche che sarebbero incredibili, però ci sono 2 punti salienti. Dice il titolo: pornografia e democrazia sono incompatibili, ora serve la censura liberal. Ecco la tesi provocatoria del padre dei neocon americani, cioè dei neoconservatori. Come per il fumo, anche giornali e film arti vanno scoraggiati per il bene della comunità, e a farlo dovrebbe essere proprio i paladini della libertà. C'è una frase che si... Cioè, infatti lo fanno fare a quelli di sinistra il lavoro che dovrebbe, sporco, che dovrebbe fare la destra, ho capito. Allora, che la frase dice: ho pronunciato la terribile parola censura, se pensate che la pornografia e l'oscenità siano un problema serio, allora dovreste essere a favore della censura. Andrò oltre: se si vuole prevenire che pornografia e oscenità diventino un problema, bisogna promuovere la censura. Di più, se vi preoccupate per la qualità della vita della democrazia, dovete essere per forza favorevoli alla censura. Questo, come vedete, siamo a livello veramente di follia, perché adesso la pornografia è parificata alle armi di distruzione di massa? Beh, mi sembra che abbia risposto a questo l'Austria, che nei suoi manifesti per l'entrata, praticamente diventa presidente dell'Unione Europea per i prossimi 6 mesi, sono 2 belle immagini, non dico pornografiche, ma erotiche almeno. Sì, ma quando mai i diritti dei cittadini sono stati messi in pericolo dalla pornografia che possa esistere? Quando mai la pornografia ha rappresentato un problema? Quando mai ha sconvolto società? Più che altro ha sconvolto società e vite delle persone, la repressione della sessualità, la repressione delle forme d'arte. Se voi pensate solo nella storia dell'arte, il discorso del nudo, sotto battaglie continue. Eppure adesso abbiamo tranquillamente che i grandi intellettuali vanno in questo senso. Ma se voi pensate a un'altra cosa, sempre i quotidiani ci dicono: Londra dichiara guerra ai clienti delle prostitute, confisca della patente e nome sui giornali. Che la prostituzione sia un problema lo sappiamo, ma c'è sempre a farsi la domanda da dove derivano i clienti delle prostitute. Non è che facendo sparire le prostitute per strada sparisca il problema, cioè il problema rimane. Se c'è una richiesta, questo ci sarà sempre. Ma allora mi è venuto da pensare, leggendo appunto il discorso che qualcuno reputa che un pericolo per la democrazia sia la pornografia, nel frattempo sono usciti alcuni frammenti dalle biblioteche antiche. Allora, dice: dai frammenti delle biblioteche emerge lo sviluppo dell'alfabetizzazione del mondo classico.
le torri forti, i soldati dell'antica Roma. Si dedicavano soprattutto a libri erotici, ma conoscevano più parole di un italiano d'oggi. Cioè, allora, il problema qual è? Il fatto che esista una pornografia, un erotismo diffuso? I cittadini romani avevano meno diritti perché la pornografia non rappresentava un problema? Eppure significa che c'è qualcosa nella testa, in questo caso è la follia cristiana, di reputare il sesso un qualcosa di peccaminoso, di inaccettabile. Se gli antichi romani hanno costruito un grande impero e i suoi soldati leggevano tranquillamente roba porno o roba erotica, dipende dalla valutazione, significa sempre che esiste un metodo diverso. Ma hanno costruito l'impero perché sapevano leggere. Sì. Se mettiamoci d'accordo, gli americani che sono andati in Iraq non sanno neanche leggere e scrivere. Sì, no, sai, viene qua, quando c'è avvenendo questo, che certe volte c'è quasi da pensare che gli americani vadano ad applicare correttamente i film, perché c'è una scena famosissima, sai, nel film Apocalypse Now, di Coppola, in cui il famoso colonnello Kurt dice una frase, dice: noi insegniamo ai nostri soldati a uccidere migliaia di persone con le bombe, a essere indifferenti di fronte al dolore, e poi gli impediamo di scrivere C sugli aerei. Cioè, questa mentalità porno puritana è veramente tremenda. Ma allora chiediamoci, il fatto stesso che esistessero delle biblioteche nel mondo classico dove non esistevano le tipografie, dove i soldati leggevano, implica sempre che una società che non ha principi cristiani, che non ha valori cristiani, che dà un orientamento diverso, permette una cultura diversa. Non è la pornografia diffusa che è una minaccia, la minaccia è qualcuno che crede nelle parole di Cristo. Ma vedi, noi siamo sempre all'interno di un eterno presente, Francesco. E questo eterno presente che si ripercuote continuamente, no? Due secondi soltanto. Sì, no. In nome del cristianesimo primitivo, richiamandosi anzi espressamente a Gesù e a Paolo, Tertulliano riprova assolutamente e talmente la scienza e l'arte, insegnamenti di uomini e di demoni, meri orpelli seducenti condannati dal Signore, definiti semplicemente stupidità. Tanto venerato da numerosi padri della Chiesa, Platone viene definito da Tertulliano il condimento di tutti gli eretici, mentre anche il dottore della Chiesa, Ambrogio, scorge nel filosofo greco nient'altro che un cervello poco originale che trae le sue cose migliori dalla Bibbia. La Chiesa più antica, dunque, giudicava la filosofia pagana in modo assai diversificato, no? E la filosofia viene rigidamente respinta da Ignazio, Policarpo, Taziano, Teofilo, Erma e altri, ma viene accolta da Giustino, Clemente Alessandrino e Origene. Secondo i casi, secondo i primi, essa è colma di contraddizioni, priva di capacità di conoscere il vero e pericolosa in tutto e per tutto. Per i secondi contiene verità parziali, esortazione, etiche del Vangelo. La poesia pagana, specialmente a causa della mitologia, dalla corrente del pseudo giustiniano Tacite, viene condannata come ispirata dal demonio e assolutamente dannosa. Da quella rappresentata fra gli altri da Atenagora, Giustino e Clemente, viene almeno in parte accettata. L'arte figurativa dei pagani viene completamente accolta, ad esempio Ireneo, ma decisamente rifiutata da Taziano e Teofilo. Questo è il rapporto che avevano sta gente qua con la filosofia, Francesco. Praticamente intorno all'81 il vescovo Teofilo fustiga anch'egli i cosiddetti sapienti, poeti e storiografi e li chiama le ciance di sciocchi filosofi, le fandonie menzogniere degli scrittori e la falsità delle loro teorie. Oltraggia Platone, ampiamente saccheggiato dalla chiesa antica, come redattore di storielle bugiarde, e condanna in massa i rappresentanti della cultura greca come uomini che non hanno trovato nemmeno la più piccola scintilla di verità e neppure una sua più piccolissima briciola. Quando nel terzo secolo furono nel cristianesimo più numerosi i suoi assertori, ma ancora nel IV secolo Gregorio Nazario, pugnatore degli avversari della cultura, afferma che la maggior parte dei cristiani guardavano la scienza pagana come dannosa, pericolosa
è tale da distogliere a Dio e distogliere da Dio. E il Giustino addirittura affermava che se nel paganesimo c'era qualcosa che assomigliava alla Bibbia, cioè se c'era qualcosa che richiamava il cristianesimo, era perché gli antichi pagani avevano saccheggiato la Bibbia, in pratica erano i pagani che avevano derubato la Bibbia. Ma aveva anche un'altra soluzione per la teoria del furto, che è come un pugno in un occhio, vale a dire la tesi introdotta nel cristianesimo proprio da Giustino, dei logoi spermaticoi, verità cristiane disseminate in luce nel mondo pre-cristiano. Secondo tale ipotesi fantasiosa, tutti gli elementi nuovi penetrati nella dottrina di Gesù non erano affatto estranei, ma al contrario, la nuova religione era già misteriosamente preformata nel paganesimo. Il logos spermaticos, peraltro un concetto stoico, avrebbe da sempre governato il mondo preordinandolo all'avvento del cristianesimo. In pratica non è che il cristianesimo ha saccheggiato tutte le culture pagane antiche nel modo più vigliacco, ignobile, vile e infame che si possa immaginare, ma è perché il Dio dei cristiani ha disseminato cose cristiane nelle religioni pre-cristiane. Cioè, questo è il livello mentale di questa gente, e l'eterno presente è l'imbecillità, che era presente all'inizio del cristianesimo, dove erano tutti ladri, delinquenti, farabutti, ignoranti, li chiamano sia idioti sia stolti, in decine di passi, e c'è l'esaltazione dell'idiozia, sia al giorno d'oggi, perché solo l'ignoranza può essere definita cristiana, e basta. No, ma difatti l'ignoranza, poi il discorso di falsificare, di prendersi tutto, è significativo. Cioè la Chiesa Cattolica è capace di raccattare qualsiasi cosa, il cristianesimo, e una volta che è servito per ingannare i polli viene abbandonato. Ne vogliamo una prova? Voi sapete che ad esempio certa gente pensa che la Madonna sia un simbolo pagano, che abbia un rifarsi ad alcune divinità, gli danno una valenza positiva. In realtà serve sempre per avere qualche amo da pesca in più. Una volta che non serve più viene abbandonata, ma viene abbandonata e ne dà notizia Vittorio Messori, neanche nessun cattolico però ha protestato. E allora Vittorio Messori si era arrabbiato perché la rivista dei Gesuiti americani aveva pubblicato in vendita una statua della Madonna coperta con profilattico. Questo l'aveva fatto, siccome si dice che i cattolici sono censurati in Italia, l'aveva fatto dalle prime pagine del Corriere della Sera. È intervenuto il responsabile della Radio Vaticana dicendo che lui non doveva dare questa notizia così pubblica e fare così tanti drammi. Ma risponde Vittorio Messori con una frase che è significativa e dice: sa che in certe chiese si è giunti non solo a relegare in soffitta, ma addirittura a frantumare immagini della Madonna, a impedire la recita pubblica del rosario, a sconsigliare pellegrinaggi ai santuari, a non portare su di sé medaglie e immaginette mariane? Questa è la situazione che si sta avendo all'interno della Chiesa Cattolica, cioè l'alleanza islamica, ebraica, musulmana, cristiana, in tutti i sensi, sta andando avanti. E tutto quello che è servito per raccontare un cristianesimo, un cattolicesimo differente, viene abbandonato e viene proprio lasciato perdere perché appunto si possa far questo. Logicamente erano abili nel raccontare che la Madonna rappresentava Iside, ma in realtà era soltanto la classica trappola cui, o trappico, classico amo a cui far abboccare le persone. E questo non è la dimostrazione di Vittorio Messori. E i cattolici che hanno creduto alla Madonna per tanti secoli, l'8 dicembre, l'Immacolata Concezione, e che sono lì un bravo gregge, che si dicono di abbandonare le cose, le abbandonano. Il che significa che con la scusa di far prigioniero qualsiasi cosa si può raccontare qualsiasi bugia, come dice San Paolo, cioè tutto quanto si fa per la gloria di Dio. E siccome la fine di ogni monoteismo è la gloria di Dio, qualsiasi strumento va bene, sia l'inganno, che è un classico, sia altre cose, insomma.
La cristianità del primo secolo fu, con poche eccezioni, un coacervo di gente di picciolo affare, di mendicanti e di schiavi, come attesta Paolo, e non vi mancarono nemmeno ex ladri e delinquenti. D'altra parte, secondo uno scritto protocristiano, anche gli apostoli erano venuti fuori da un ambiente di pessimi peccatori. E ancora, nel secondo secolo, un filosofo greco è dell'opinione seguente: che razza d'altra gente avrebbe potuto raccogliere un capobanda? E andando via così, dove i cristiani dei primi tempi vengono chiamati stupidi, stolti e idioti, abbiamo il padre della Chiesa Tertulliano ammise candidamente che fra gli idioti erano sempre, che fra i cristiani gli idioti erano sempre la maggioranza. Secondo una testimonianza ecclesiastica, nel sinodo di Antiochia, persino la maggior parte dei vescovi era incompetente di questioni ecclesiastiche di fede. E riguardo al concilio di Nicea 325, un contemporaneo parlò di un sinodo di autentici imbecilli, frase che appare maliziosamente, dice il Deschner, un po' esagerata. In realtà erano talmente imbecilli che ha dovuto intervenire Costantino per inventargli la Trinità, per cui più imbecilli di così non è che potessero essere. Poi l'imbecillità della scelta dei Vangeli è stata il capolavoro, insomma. Beh, erano effettivamente dei cretini, ma dei cretini che erano violenti, e questo è il vero problema. Allora Claudio, io vorrei aggiungere un'altra cosa. Noi facciamo sempre, diciamo, che sotto le feste è sempre il periodo classico in cui tutte le organizzazioni umanitarie, soprattutto cattoliche, quasi esclusivamente cattoliche, vengono a fare con grandi scene le richieste di contributi. C'è stato un po' di polemica, noi ne abbiamo anche parlato alcuni 15 giorni fa, per quanto riguardava il fatto che nella Russia ci fosse stata una proposta da parte di qualcuno, giustamente dello Stato, di regolamentare le organizzazioni non governative, quelle che dovrebbero fare, portare benefici, aiutare la gente, quelle che dovrebbero appunto fare qualcosa per cercare di dare un sostegno alla popolazione. E il Cremlino si è accorto che in realtà queste ONG andavano in un'altra direzione. Cosa succede? Che queste organizzazioni ONG, cioè queste che dovrebbero essere di utilità, hanno protestato e hanno dichiarato, dicendo una frase: le restrizioni introdotte dalla legge potranno mettere a rischio la vita dei bambini che curiamo. Ma in fondo è poi vero che queste associazioni, di cui moltissime cattoliche, sono così fondamentali, sono così importanti, portano così aiuto? Abbiamo ricordato tempi addietro, sempre nel corso del 2005, che la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate italiane ha bloccato tutta una serie di associazioni dichiarate di non lucro, di utilità sociale, che in realtà coprivano altre cose. Ma questo che sia la situazione a livello mondiale, ne abbiamo una conferma da un articolo che il Corriere della Sera riporta da Libération, quotidiano francese. Come definisce Libération queste organizzazioni? Avventurieri e opportunisti, volontari sotto accusa. Libération critica le ONG, pensano a loro stesse. E c'è qualche dato interessante che varrebbe la pena che i nostri ascoltatori conoscessero. Una mobilitazione umanitaria all'altezza delle catastrofi, ma come sono stati impegnati più di 10 miliardi di euro raccolti in tutto il pianeta e i 300 milioni in Francia? In modo spesso discutibile, secondo più studi e opinioni. Secours cattolico, cioè Soccorso Cattolico francese, finora ha speso solo 10 dei 35 milioni raccolti. La Croce Rossa francese solo il 16% dei 110 milioni raccolti. Le organizzazioni non governative hanno svolto un ruolo essenziale, ma come istituzione umana tendono ormai a far prevalere le ragioni della loro stessa esistenza sugli scopi disinteressati iniziali. Si legge sull'editoriale di ieri di Libération. Una svolta non necessariamente a fini di lucro, ma comunque una deviazione morale. Se lo tsunami ha consacrato l'importanza delle ONG, segna anche il momento in cui la società si ha regole democratiche diventa imperativo. Uno studio dell'Università di Berkeley sostiene che i donatori e le agenzie hanno cercato di ottenere risultati rapidi e spettacolari piuttosto che coinvolgere le popolazioni locali nella scelta della ricostruzione. Nel libro Tsunami, la verità umanitaria, della casa editrice Jubilee,
Il giornalista Richard Verri sostiene che molte squadre umanitarie avrebbero potuto lasciare le zone devastate 3 mesi dopo, ma la volontà di essere presenti sul posto per giustificare il denaro dei donatori ha contato più della pertinenza dei programmi svolti. E c'è una dichiarazione Corriere della Sera 27 dicembre 2005, e c'è una dichiarazione che riporta sempre quella della Sera che dice: oggi l'aiuto umanitario è un mercato con tanti concorrenti, dice Antonio Vaccaro, fondatore di Excel, prima agenzia francese di marketing sociale. Chiunque sia capace di intercettare l'offerta di generosità ha un futuro davanti a sé. Pertanto non date soldi a nessuno. Non date soldi a nessuno. Cioè non date soldi a nessuno. Neanche se vi presentano le immagini di bambini distrutti, di bambini mezzi morti, non date soldi a nessuno. Io vorrei ricordare, purtroppo non ho qui il ritaglio, comunque vado appunto a memoria. In Venezuela il governo venezuelano ha espulso decine, per non dire centinaia, di missionari. Sì. Abbiamo già detto questo, ce l'ho io a ritaglio comunque se è necessario. In internet la notizia ripresa da un'agenzia della Sud America, e tra l'altro non li ha cacciati soltanto perché non aiutavano tanto, e tra l'altro le dichiarazioni anche dei loro portavoce dicevano che loro erano lì per portare il Vangelo, ma anche perché distruggevano la cultura delle popolazioni. Esatto, sì, facevano un atto d'agguato di aggressione. Perciò quando voi pensate di aiutare qualcuno, in realtà molte volte non lo aiutate, ma lavorate per la sua cancellazione. E se voi guardate la campagna della Chiesa Cattolica per l'8 per 1000, vedrete che avete sempre immagini che toccanti, emozionanti, che vanno studiate con arte, ma in realtà sono montate soltanto per acquisire dati significativi, perché ricordiamo, in Italia i dati non si possono sapere, ma noi sappiamo che in Francia, grazie appunto a quella della Sera, un'organizzazione che si chiama Soccorso Cattolico ha incassato 35 milioni di euro e ne ha spesi soltanto 10. Poi ci sarebbe gli altri 20, da come gli altri 10 ancora siano stati indirizzati. Esatto, e gli altri 20 dove andranno? Comunque in realtà la questione è estremamente grave, perché la Chiesa Cattolica, come tutti i cristiani, sono solo dei centri per raccogliere soldi, per raccogliere denaro, ma soprattutto per raccogliere strumenti con cui controllare e sottomettere le persone, cioè costringere le persone all'obbedienza. Cioè, un delinquente come Ratzinger ha fatto delle affermazioni, il Papa gli occhi di Dio sull'embrione. Ora, che lui sia libero di sparare le sue cazzate dal punto di vista della religione è un discorso, ma che i giornali pubblicano queste affermazioni senza contropartita, senza contraltare, senza dire che sono un'operazione demenziale che ha delle finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituito. Cioè non sono affermazioni di uno che ha delle idee, di uno che propone qualcosa, ma che sono dei veri e propri inviti alla destabilizzazione istituzionale. Questa è una vera vergogna. Perché noi, ciò che ci è in pericolo sono le libertà individuali, perché quando vengono immesse 3.500 insegnanti cattolici all'interno della scuola, viene messa in discussione la laicità della scuola, viene messa in discussione quella scuola al di sopra delle religioni, cioè vengono fatte delle pressioni criminali, dei veri e propri atti di violenza alla psiche dei ragazzi per sottometterli a un Dio assassino, pazzo e cretino. Cioè, noi ci troviamo le scuole che anziché avere fuori la stella a 5 punte attorniata dei fasci di rami, simbolo della Repubblica Italiana, abbiamo fuori esposto il crocifisso. Cioè noi neghiamo quelli che sono i principi fondamentali della società civile, della Costituzione, per esporre un soggetto che ordina di sgozzare chi non si mette in ginocchio davanti a lui, che è un'aberrazione sociale, cioè veramente un atto di genocidio. E i ragazzi, invece di dirgli tu nella società hai i doveri, tu nella società hai i diritti, devi pretendere i tuoi diritti e devi pretendere i tuoi doveri, perché questo è l'atto costituzionale, gli si dice: o fai quello che voglio io ti ammazzo. Cioè siamo a delle situazioni mentali da fuori di testa.
Ed è veramente vergognoso vedere queste cose. Sono atti di terrorismo infinitamente più gravi di quelli che sta facendo Al-Qaeda. Perché questi atti di terrorismo vanno a minare la società civile nei prossimi 30-40 anni. E questo non ci si rende conto. Sì, no, effettivamente purtroppo i cristiani sono sempre portati all'ignoranza, che è il segreto loro. D'altronde è la Bibbia stessa che dice che le persone povere in tutti i sensi, cioè non povere dal punto di vista sociale o economico, ma povere intellettualmente, avranno il regno dei cieli. Ma questo implica che bisogna anche salvare gli altri. Io avevo citato in negativo il fatto che ci sono altri 3.000 insegnanti di cattolici che vanno nelle scuole a portare ignoranza, ma tutte le religioni monoteistiche portano ignoranza, bloccano la scuola, perché basta pensare la condizione delle donne sia in Occidente sia in Oriente, basta pensare sia nell'Islam sia nel cristianesimo, perché anche l'attacco all'aborto, tutti i diritti. Io ho avuto un esempio concreto, ad esempio, dell'ignoranza di chi crede nella Bibbia, con l'ultima dimostrazione. Mi sono di discutere con due ragazzi testimoni di Geova che mi dicevano che Hitler ha conquistato il mondo con lo scopo di distruggere la Bibbia, e che la Bibbia è sopravvissuta. Il fatto che sia sopravvissuta alla persecuzione di Hitler dimostra che è un libro santo. Io ho chiesto, scusate, ma voi la conoscete la geografia? Ho detto, sapete dove è arrivato Hitler? No. Ma sapete che c'erano dei paesi europei che Hitler non ha conquistato? Non lo sapevo. Io gli ho citato quattro paesi europei non conquistati. Loro mi hanno raccontato che Hitler mandava ai roghi i testimoni di Geova con la croce appesa al collo, con la Bibbia appesa al collo. Che li avesse internati nei campi di concentramento? No. Questo è vero. No. Perché esistono documenti in lingua tedesca che sostengono che anche i testimoni di Geova hanno un aggiunto compromesso. Sì, con no, comunque ci sono stati degli internamenti di testimoni di Geova. E sì, alcuni, molti internati di testimoni di Geova. Ma non perché erano testimoni di Geova, perché se tu pensi fino agli anni 80, le obiezioni di coscienza in Italia, i carceri militari erano pieni di testimoni di Geova, perché non facevano il servizio militare. Ma sì, non perché erano testimoni di Geova, perché cioè, si opponevano a fare l'obbligo di leva, o no? Ok. Comunque sta di fatto che hanno avuto tutta una serie di personaggi che sono stati internati, però qui i personaggi internati, da quello che le mie informazioni, venivano utilizzate dalle guardie, dai capi, proprio come servitori, come servizio a casa, perché erano talmente disponibili a fare i servizi a casa che venivano utilizzati in quel modo. Per cui essere mandati al rogo con la Bibbia al collo è una stronzata. No, in effetti io ho dati per cui ci sono stati degli internamenti, però fra gli internati i testimoni di Geova furono quelli trattati meglio, diciamo. E ho anche notizia di una sola rivolta avvenuta nei campi di sterminio, che è abbastanza sconcertante, e l'unica rivolta fu fatta dagli zingari. Gli ebrei si sono fatti ammazzare come bestie, tutti si sono fatti ammazzare come bestie, l'unica è stata fatta dagli zingari. Vedi, che il testimone di Geova andassero nei campi di concentramento, perché il testimone di Geova, questo è falso, andavano perché non facevano servizio militare. Cioè, se noi prendiamo i dati dei carceri militari negli anni 80, dice andavano come politici in realtà, come religiosi. Se noi prendiamo i dati dei carceri militari in Italia e vediamo una persona di testimone di Geova, potremmo dire che sono italiani per servire militare di testimone di Geova. In realtà no, erano decine di persone che si rifiutavano. Sì, non ci furono rastrellamenti di testimoni di Geova, ci furono solo internamenti. In quanto, certo. Cioè, se poi capito logicamente le leggi dello Stato possono anche essere... Quello è un altro discorso. Sì, no, c'erano gli internamenti per i politici e probabilmente venivano internati come politici, come renitenti alla leva, come oppositori. Se durante la guerra un cittadino si rifiutasse di fare il servizio militare, non penso che diceva vabbè d'accordo, sta pure a casa. No, mi metto in galera, come minimo. Minimo è. No, comunque in ogni caso non venivano certo mandati a rogo con la Bibbia. Però... prova che la Bibbia è un libro santo, è un libro di Dio, è il fatto che è sopravvissuto alla persecuzione di Hitler. Testuale, eh? Cioè, io ho detto scusate, ma... Beh, Hitler ci ha lavorato a man bassa. No, ma... per chi ha letto il Mein Kampf sa degli elogi alla Chiesa Cattolica, per chi ha letto altri testi di Hitler sa benissimo che la Chiesa Cattolica aveva un'altra considerazione del discorso. E dico, un dato che tanto... per dare un'idea sul corso di Hitler, del corso cattolico, un dato che voglio mandare su internet. Non tutti sanno, ad esempio, ho sentito una palla enorme fra che Himmler voleva
vendicare i Sassoli uccisi da Carlo Magno. E che le SS erano cristiane, erano pagane. Io gli voglio ricordare che un cattolico non tedesco dell'Azione Cattolica è diventato generale delle Waffen SS e si chiamava Leon Degrelle. Questo generale cattolico delle Waffen SS aveva ottenuto da Himmler il permesso di portarsi i cappellani cattolici. Ma questa divisione delle SS, comandata da un generale cattolico, si chiamava Carlo Magno. Allora, dov'è l'Himmler che voleva vendicare i Sassoni uccisi da Carlo Magno? Cioè, ti sembra che un pagano che voglia vendicare il Sassoni di Carlo Magno lascia che nella sua struttura militare ci sia un disegno che si chiama Carlo Magno? Allora, dov'è la verità? La divisione c'è, esistita, il generale delle SS cattolico. Sì, no, ma... era un belga, non era neanche tedesco, era un belga. Cazzo. generale delle Waffen SS, una divisione che si chiamava Carlo Magno, ma non era della Wehrmacht. Delle SS combattenti. E dopo ti vengo a raccontare di un Himmler pagano. Di un Himmler che voleva vendicare i Sassoni. Quella è una cazzata qui. Sì, no, ma cioè, praticamente Barazende, se tu gli dici, Himmler era pagano. Sì, come cioè, no. Tra l'altro quando sento proprio la palla di dire fa che voleva vendicare i Sassoni pagani, soprattutto uccisi perché non Sassoni, perché pagani, da Carlo Magno, e c'è uno quello, quello che vogliamo è restituire l'onore ai pagani sassoni uccisi da Carlo Magno e vogliamo buttare il disonore su quel criminale assassino che è Carlo Magno, San Carlo Magno oltretutto, sì. Perché l'hanno fatto anche santo, dopo non so se si sono pentiti di aver fatto santo, no. Ma è San Carlo Magno e onore naturalmente ai baschi per la battaglia di Roncisvalle. Ricordiamo che i baschi hanno fermato Alessandro Magno, non i Mori, perché l'Orlando Furioso non ha combattuto contro i Mori, è stato sconfitto dai baschi, intanto, tanto per essere chiaro. Va bene, Francesco. Sì. Allora. Beh, possiamo dare una buona notizia. Chiariamo? Buona notizia. Voi sapete che il credito italiano si può vengano. Ah no, perché io volevo dirgli. Cioè tu volevi parlare del credito, io volevo dirgli che il cervello cresce anche in età adulta. Pensavo che la mia notizia fosse migliore, ma vai con la tua. Allora, tu sapete della notizia che un cattolico come Fazio si va dalla Banca d'Italia e le vanno a nominare un certo Draghi. Questo Draghi è stato cattolico, decattolico, ed è stato, ha avuto la sua formazione all'interno di un liceo gestito dai gesuiti. Andiamo peggio. Io ho anche la foto, così sapete appunto che sicuramente c'è una certa continuità storica della Banca d'Italia a tutela degli risparmiatori. Scusa, ma tu che hai detto un po' queste vicende di Fiorani, eccetera, ma erano tutti sotto il cappello di Fiorani e Stalter, erano tutti sotto il cappello di Fazio. Cioè, era Fazio che manovrava tutti praticamente. Sì, cioè, ha fatto fessi tutti i partiti in pratica. O quasi. Se il fatto stesso che la cosa essenziale sia un cattolico presente o che agisca come un cattolico, ti dice da. Fazio, c'ha tutte le dichiarazioni che non ho fatto tempo a verificare, diceva adesso attendo un incarico del Vaticano. Ah sì? Cioè, titoli di quotidiani davano questa notizia e subito dopo delle sue dimissioni è stato ricevuto in udienza, così, mandato in maniera proprio plateale da Benedetto XVI, insomma. Da Ratzinger. Comunque anche... E c'è che ci sia Ratzinger dietro l'operazione Fioravanti, no? Fiorani, scusa. D'altronde sai, noi abbiamo fatto una rassegna stampa, siamo basati moltissimo sul Corriere della Sera. Penso che un quotidiano del genere il problema non è che un'azienda faccia soldi o sia economica, però se un'azienda riesce a fare un quotidiano che è decente, perché cioè riesce a leggere, ti dà delle informazioni, perché io sfiderei quanti quotidiani danno informazioni in questa maniera, sono così attenti, sono precisi, cioè ti dicono questi particolari. Ma il Corriere della Sera, tra l'altro quotidiano che sei impegnato, ricordiamoci che la scalata Corriere della Sera è partita dopo che il Corriere della Sera aveva detto noi in campagna
tra le sovvenzioni si dirà non faremo una campagna per il sì, e l'hanno fatta, sono stati coerenti, sono sempre battuti. Tra l'altro è un giornale molto laico, un giornale di informazione che dà fastidio a tutti, dà fastidio anche ai cattolici, perché logicamente man mano che ti pubblica, cioè, sai, il fatto che ti tirino fuori che i neoconservatori americani considerano la pornografia un pericolo per la democrazia, che ti avvisano, perché quanti giornali avevano fatto gli articoli sul cappellino da Babbo Natale del signor Ratzinger? Tantissimi. Però che loro ti vanno a pubblicare un testo del genere non è propaganda, è informazione. Cioè ti rendi conto di come va il mondo. La notizia delle due ragazze che ti riportano le traduzioni di quello che scrive il preside, perché dice queste ragazze sono delle peccatrici, hanno un comportamento da lesbiche, le cacciamo dalla scuola, e ti sottolinei che sono cristiani. A qualcuno darà fastidio. E stranamente tutti questi qua vogliono dare l'assalto al Corriere della Sera. Al di là che può non piacere la linea politica, la linea editoriale, però se un quotidiano dà informazione, e mi sembra che in Italia un quotidiano che dà fastidio al Vaticano sia sicuramente il Corriere della Sera. E stranamente la scalata veniva fatta al Corriere della Sera. È un po' ambigua la cosa, secondo me non è chiara. C'erano delle trappole in corso, c'erano delle trappole per un po' di gente, sai, sicura. Corriere della Sera, Ratzinger Papa, ci fu una campagna dell'Opus Dei. Sì, però cioè, noi lo sappiamo perché noi sappiamo, non attento. Sì. Però se un quotidiano venga fuori a dire che in realtà quello che viene presentato come un esempio di unità della Chiesa è stata la capacità di un marketing. Noi sapevamo che per il suo ufficio Ratzinger li aveva tutti in mano, era lui che si occupava di preti pedofili, cardinali pedofili, eccetera. Li aveva tutti in mano, questo lo sapevamo. Quante pagine hai visto con le foto di Ratzinger in quel cappellino da Babbo Natale? E quanti hanno scritto questo? Sì, no, in effetti bisogna prendere atto. Insomma. È un quotidiano che può dar fastidio, perciò, sai, se qualcuno fa anche il favore in qualche maniera di togliere una voce che dà informazione, penso che tutti quanti siano ben contenti. Non siamo messi molto bene, no. D'altronde è il prezzo che si paga in questi frangenti dove si sta un po' abbandonando quello che è la nostra capacità di agire sul sociale, sulla vita sociale. Vedo anche in fabbrica come vanno le cose, vanno molto male dal punto di vista dell'attenzione delle persone per la vita degli uomini. Boh, staremo a vedere, va. Devo fare un sindacato pagano? No, assolutamente, mi rifiuto. Cioè, io sono dell'avviso che se qualcuno ha l'acqua che gli arriva fino alla bocca, è bene che o chiuda la bocca o che la ingurgi tutta direttamente e soffochi. Cioè, no, mi rifiuto di fare mutuo soccorso e roba di questo genere. Se le persone non hanno la capacità di prendersi in proprie mani la responsabilità della loro esistenza e di guardare oltre quella che è la loro quotidianità, e io so che sono state fottute, ma non ci si può fare niente. È sì, un dato di fatto. Una persona, insomma, finché non è morta, sempre una possibilità. Ha sempre una possibilità. Se rinuncia, vuol dire che, vabbè, per quanti problemi possa avere uno, per quante imposizioni. Se esiste un retto sentire, una sensibilità, un animo, un cuore giusto, sicuramente si ribellerà. Il fatto vuol dire che le cose le ha accettate. Ma ci sono anche altre storie, no? Cioè ti accorgi che in realtà queste persone, poco o tanto, hanno tutta una serie di problematiche nella vita, no? Che sono anche abbastanza pesanti, diciamo così, dal punto di vista personale, e sono problematiche che... Non dico che se le siano cercate, ma che gli sono capitate addosso quasi inconsapevolmente, capisci? Cioè, non sono stati attenti o accorti a quello che era il mondo che gli stava attorno. Perché un conto è dire che noi vogliamo qualcosa e poi qualcun altro fa delle altre cose, per cui non è detto che noi abbiamo quello che noi vogliamo. Però non vedi neanche le azioni propositive, no? Cioè i tentativi, gli sforzi per avere qualcosa di loro, cioè essere loro che fanno quella cosa, capisci? Cioè non vedi le persone esposte, vedi le persone che subiscono quelli che sono i flussi della vita, insomma. Sai, subisci oggi, subisci domani, non metti in atto nessuna strategia, non metti in atto nessuna idea, non metti in atto nessuna... Ma anche dal punto di vista vile, cioè non sto parlando semplicemente di cose nobili, no, ma anche comportamenti anche vili, però... Vederli, cioè vedere sangue, vedere queste persone che si incazzano, vedere una passione, una percezione del mondo, qualcosa che gli ribolle, no,
vedi l'amorfo, no? E chiaramente Ce n'è mal gli amorfi d'ammazzello che sì, eh? sono molto sofferenti, no? Cioè, e poi danno delle sensazioni che sono terribili. Cioè, effettivamente dici, ma com'è possibile? Eppure è così. Cioè, e non ci puoi fare niente. Sì, ma non perché, cioè, le persone possono anche essere costrette, però esiste sempre una ribellione. Esistono sempre degli spazi in cui una persona si può ribellare, cioè, in varie maniere. Il problema è quando la persona accetta di essere pecora dentro il gregge e vuole essere pecora, che è la cosa peggiore, proprio perché per quanto uno possa aver subito, a un certo punto uno ha la possibilità di cambiare, di ribellarsi, di essere diverso. E se non lo sceglie significa che ha accettato di diventare quello. Perciò una cosa può essere una condizione finché non sei cosciente che la vivi. Ma quando sei cosciente devi fare la scelta. E Cioè, se non fai questa scelta. diceva Pippo Franco nel film Nerone che faceva, no? Faceva parte di Nerone. E Nerone, parlando ai suoi cortigiani, gli ha detto: il numero uno sono io. E vi ho fatto l'onore di recitare la parte dei miei cortigiani. Tu fai il generale Tigellino, fai un passo avanti, no? Il generale Tigellino fa il duro, l'altro la madre, l'altro Seneca, fagli una pernacchia a Seneca. Ma vi ho fatto l'onore di fare i cortigiani, ma non sapete neanche recitare la parte di cortigiani. Almeno metteteci qualcosa, fate qualcosa, ditemi che siete vivi, ammazzatemi almeno, fate una congiura, ditemi che vivete. L'obbedienza, sai, quella staticità, no? Ma anche l'obbedienza borbottante, no? Lagnosa, capisci? La furbizia poi per scappolare, no? È quel grigiore che si impossessa delle persone. L'uniformità, il Esatto, livellamento, il modello unico che si impone, d'altronde sai, purtroppo la vita cristiana ha introdotto questo concetto della rassegnazione, dell'accettazione e della felicità della propria condizione in quanto voluta da Dio, insomma. E questo proprio è 2000 anni di monoteismo che hanno veramente cambiato radicalmente anche la psicologia delle persone. Già. Allora, io invece vi davo la buona notizia, ma Bene. ve la davo sperando che vi stimolasse a qualcosa. Ed è della Repubblica del 29 dicembre 2005. Il cervello cresce anche in età adulta. Ricercatori hanno filmato la formazione di neuroni, speranze contro le malattie degenerative. E dopo ve lo spiego un po' meglio. Anche i neuroni crescono e si moltiplicano. La credenza comune secondo cui il cervello è destinato inesorabilmente a spopolarsi di cellule col progredire dell'età è stata smentita da un'eccezionale osservazione. Un gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology di Boston ha filmato la crescita dei neuroni nel cervello di un topo adulto, finendo di abbattere uno dei falsi miti delle neuroscienze. Sapere che i neuroni sono in grado di crescere anche nel cervello degli adulti ci spinge oltre. Vogliamo capire quali fattori stimolano quella crescita e come fare a riprodurla nelle persone malate. No, quello che io voglio dirvi è che va riprodotta nelle persone sane. Cioè, se avete volontà di vivere, se avete passione, se avete scopo, se avete intento, se sapete arrabbiarvi, serrarvi i pugni, giocarvi la vita anche per dei non nulla, se sapete vivere un po' per sfida, i neuroni li moltiplicate a uffa. È questo che voglio dirvi. Lasciatemi perdere la scienza che va alla ricerca delle persone malate, dei suoi modelli monoteisti. Prendiamo invece i modelli politeisti e diciamo che se noi viviamo con passione, le cellule aumentano. Se viviamo morti, amorfi, le cellule si diminuiscono una dopo l'altra. Sì, no, ma sai, un discorso quello di cancellare le persone, di farle soffrire o di essere sconvolgenti è sempre una carica da cristiano. Noi sappiamo quanto importante sia la fantasia per i bambini, il credere anche a cose che tipo il Babbo Natale o la Befana. Logicamente domani è la Befana e vi leggo questa notizia che vi dà la dimostrazione di come in realtà fatti che sono culturali, cioè tipo a me Babbo Natale non piace, più bella la Befana, però appartiene alla nostra cultura. Perciò se un bambino crede alla Befana o crede a Babbo Natale, si può anche assecondare, si può anche accompagnare, si può anche fare qualcosa in questo senso. Cioè,
la cultura va rispettata, ma come si comporta un vescovo, il vescovo Maggiolini? Il vescovo Maggiolini, aperte virgolette, Babbo Natale non esiste, Gesù Bambino sì, chiuse virgolette. Alessandro Maggiolini, vescovo di Como, ha fatto versare qualche lacrima ai bambini che lo ascoltarono durante l'incontro in Duomo con gli alunni delle scuole, chiamati in raccolta per la novena di Natale. Aperta le virgolette, Babbo Natale non porta neppure i doni, ha aggiunto il vescovo, e non esiste neppure la Befana, che tra l'altro è anche brutta, chiuse virgolette. E spiega subito il perché di questa razzista. Verità. Razzista. Di questa verità. Aperta le virgolette. Sono persone che esistono solo nella fantasia dei più piccoli, sono ideologici e noi siamo contro l'ideologia, chiuse virgolette. Loro? Sì. Gesù Bambino, loro contro l'ideologia? I guardi genitori si sono incrociati per i modi un po' troppo diretti con cui il vescovo ha forse infratto in sogni di chi ancora credeva in quelle fantasie. Monsignor Maggiolini ha invitato tutti a fare il presepe, raccomandando di far baciare Gesù Bambino ogni mattina a papà e mamma. Questo è un articolo. Questo è un atto di terrorismo, questo, cioè, è di una vigliaccheria infame. Cioè, Corriere della Sera, 17 dicembre 2005. È di una vigliaccheria, di un'infamia veramente. Cioè, soltanto un prete può giungere così in basso, vigliacco sconcio. Cioè, effettivamente bisogna fare un po' di proteste contro la pornografia, è troppi preti in TV. Io vorrei ricordare che Maggiolini non è impazzito, no, ma rientra nella tradizione cattolica. Io vorrei ricordare che negli anni 50 in Francia ci furono cattolici che organizzarono il rogo di Babbo Natale. No, negli anni 50, credo sia ancora negli anni 80, Francesco. Guarda, io mi sembra che fosse prima del 1960. Sì, stiamo usando la memoria, ma secondo me no, No. E comunque, perciò pensate che, cioè, logicamente Maggiolini per motivi di opportunità, di immagini, non ha organizzato un rogo, però sembrava, cioè, si poteva anche risparmiare, visto che li portano i bambini, stupidi quei genitori che hanno portato i bambini all'incontro con col vescovo. Perché devono essere arrabbiati i genitori? D'altronde siete voi responsabili dei vostri figli, e se portate i vostri bambini in chiesa, va bene, questa volta vi è andata bene che avete l'otto Maggiolini che vi fa la predica sul Babbo Natale. Domani li stupreranno. Era tanto per ricordarlo. Sì, perché ce lo sono dimenticato troppo facilmente, anche se lo stupro avviene continuamente quando gli insegnano a pregare i bambini. Purtroppo ormai la società civile non gliene frega niente a nessuno, no, Francesco? Ma adesso mi un po' scoraggiato. Non è che siamo un po' scoraggiati. Ti porti un po' di carbone se sei così scoraggiato. No, è che per quanto continui a dire alle persone siate attenti a voi stesse, cioè costruitevi la vita, eccetera, poi ti giri indietro e dici cazzo, siamo solo noi. Oh, se siamo solo noi continueremo a essere solo noi. Don Chisciotte era da solo. 049 700 700, 049 700 838. Sì, se c'è qualche assolutore vuole intervenire sulle nostre tematiche, i telefoni sono, ecco, sono collegati. Pronto? Ciao. Ciao. Niente, dunque, sono Repubblica oggi, di ieri, cioè, perché oggi non so niente. Oslo, l'incubo dei figli di internet, se sì. A Oslo gli ha fatto un esperimento e adesso che se i figli di internet che gli rivendica i loro diritti praticamente, cioè chiedono scuse formali e compensazioni per 50 anni di maltrattamenti, cioè che se un'intera pagina e... Vabbè, diciamo che dai, l'argomento è un po' diverso. È successo che nella prima guerra mondiale, ad esempio, anche in Germania, nella prima guerra mondiale ci furono, mi sembra, 100.000 casi di bambini nati meticci, chiamiamoli così, nella zona della Germania, che tra le truppe di occupazione, diciamo, alleate, francesi, inglesi e tedeschi, e furono, diciamo, abbastanza discriminati durante il periodo del governo nazista. Nella Norvegia il caso è un po' diverso, cioè ci furono, come è successo in tutta Europa, bimbi nati dai rapporti tra i soldati tedeschi presenti e donne locali, e questi bambini furono un attimino emarginati dalla società, dalla cultura, esatto, e dopo molti anni loro vanno a rivendicare i diritti, perché, ma questo di attaccare i figli rientra nella logica biblica, le colpe dei padri, esatto, infatti, perché la Norvegia qua dice che era neutrale praticamente.
cioè che c'erano dei partigiani nella lotta interna contro l'invasione, però la gente, la massa, insomma... No, ma la Norvegia fu occupata, però si trovò il governo di Quisling. Il governo di Quisling... Sì, di Quisling, il governo fantoccio, insomma. Sì, è un governo come il governo di Vichy, che c'è. Sì, esatto, sì. Il governo di Vichy era un governo che collaborava con le truppe di occupazione, però avevano mantenuto, diciamo, una certa autonomia, chiamiamo così, di facciata. Di conseguenza, esistendo un governo, la popolazione era meno motivata a resistere alle truppe di occupazione e ci furono casi di, appunto, di bambini nati dai rapporti tra le truppe e la popolazione. Esatto, sì. Però la scelta di amore tra le due persone ci potevano anche essere dei rapporti sentimentali positivi, perché condannare i figli, insomma. Sì, appunto. Cioè, dopo un'altra notizia che non ha niente a che fare, tutto ha a che fare perché è tutto inerente. Ho sentito altro giorno, ieri mi sembra, una notizia a partire di anche le balene, noi che studiamo, che ha scoperto che era non una lingua, più di una lingua per rapportarsi, cioè, era tantissime lingue e anche dialetti, cioè praticamente ha scoperto che usa non solo che una lingua, insomma, dialetti per capirsi, per dire un stesso discorso, insomma, cioè per capirsi tra le ore. Certo. Comunque fra poco, fra giapponesi, norvegesi e quant'altri, i baleni non ce ne saranno quasi più, insomma, per cui non c'erano neanche più le lingue. Certamente, so chi ha detto anche che usava i sottomarini come per imbrogliare, insomma, guarda che ogni volta che c'è uno spiaggiamento di balene, di delfini, di orche, è solo perché qualcuno ha fatto esperimenti con i sonar, esatto. È solo che per quello. Infatti hanno minato anche sottomarini, sonar oppure bombe di alta profondità, sì. Comunque che ha disturbato quello che è l'etere del mare. Dopo ieri sera ha fatto Harry Potter, il primo, sì. Insomma, altre notizie qua. Su Micro Mega adesso qua, che c'è Levi Strauss, che c'è due pagine qua su Repubblica di ieri, che parla, che vi spiego il mio pensiero selvaggio, seria Paul Ricoeur che ribatte a Levi Strauss. Suo pensiero, insomma, sulle civiltà, insomma, ecco, adesso Micro Mega adesso diventa anche settimanale, proprio Micro Mega settimanale? Sì, in febbraio, verso sotto elezione qua, dice. C'è Luca Gianni Vattimo e Luca Francesco Cavalli Sporca che parla, Stephen Jay Gould, Levantin, parla di Darwin, insomma, Corriere del Digo Repubblica di ieri. Ecco, tu qua, non ho più. Ma poi stavo io. Preferisco ascoltare, assimilare. Va bene, Ivano. E dico dopo quel che vede. Non so che avesse niente da dire, però... No, va sempre bene quando hai detto qualcosa. Dopo gli ho fatto vedere delle scuole, un documentario prima delle scuole in Scozia, no? Delle scuole cattoliche, dove gli ho fatto anche un film, dove che c'è un castello delle scuole cattoliche, dei quattro settori, no? Il settore del serpe verde, il settore del cuore, e ora viene preghiera prima di mangiare, ogni tavola che sei il prefetto, che sei l'adulto, che sei vestito verde, dopo che sei e sta via settimane, insomma, mesi, e via così, insomma, ecco, mi ha fatto vedere prima qua, tutto qua. Bene, dai, a suo spazio, ok. Buona giornata, Ivano. Ciao.
sono arrivato a un problema molto interessante, che è quello del rapporto con i bambini o con i figli. Lui appunto ha citato un caso della Norvegia. Pronto? È velocissimo, mi raccomando. Io... Ciao, mi sembra che ci sia tanta di informazione, non solo voi altri, ma tanta gente, perché noi altri vivevamo a dolce vita, perché per esempio io, quando parlano certe persone nella radio, io non telefono mica, però loro si associano e vogliono imperversare la radio, così smorzano l'entusiasmo della radio. Voglio dire questo, la disinformazione mi sembra che anche voi altri, se inconsciamente, volevate fare la parte del prete, perché quando si colpisce il maiale, si colpisce, si vuole mangiare, si ha paura. Io ho avuto paura anche senza queste cose qui, perché se si volesse lavorare la terra, che è terra di tutti, si vorrebbe tenere il maiale, la gallina, il pollo, la vacchetta, la cappetta, che gli inglesi hanno portato le cappette in Africa. Si potrebbe mangiare, la stessa, non basta avere la possibilità di fare orto, fare questo, quello. In realtà questi nostri vogliono solo mangiare con la dolce vita e che siano gli altri che pagano, certo, lo sconto. Vogliono fare la guerra, okay, civile, vogliono fare la guerra civile. E siccome che vogliono fare la guerra civile, allora hanno tutti paura, allora fanno la caccia al maiale, la caccia ai poni, che invece sono custodi. Invece i signori sono fannulloni, non hanno voglia di lavorare, sono fannulloni. Ok. Mezzare i tavoli che prendono. Ok. No, solo perché voglio odiare. Ciao, Gianlo, grazie. Ciao. Già ricordato appunto il classico slogan, mandate a lavorare, l'ha detto in maniera articolata. Sì? Prego. Senta, mi vuole l'occasione di andare a un funerale dove che era di Geova. E poi viene a sorpresa perché non sono mai andato in nessuna chiesa così, però gli era una personaggio che doveva andare. E sono stata stupefatta perché là non ho visto altari, non ho visto chi fa comunione, chi ha fatto messa, né una imosina, né ha fatto solo una predica, parlando sempre di questa religione di Cristo e il personaggio che era molto importante, che io conoscevo molto bene. E sono restata un po' romana, sto Geova era, fai messa, dici qualcosa, non so. Sarà i loro riti, come chi è per loro, insomma, ma noi non è che ci interessa, capisci? Sì, non così altari, non così. Vabbè, ma se è robe lui. Non è mica tutto uguale, anche noi abbiamo un altare pagano, ma è all'aperto e si balla sull'altare. Ognuno fa il suo. Il problema non sono gli ambienti, gli arredamento. Scusa, se Dio se uno solo tutte queste. Ah, non lo so. È un problema loro. Bisogna che domanda loro, sa. Perché noi non abbiamo questo problema, noi ne abbiamo milioni di dei. Per cui per noi. Ognuno fa i suoi, insomma. Diciamo di sì. Però non so che si mangia uno soltanto e poi non esiste neanche. Era quando chi mi insegna la nostra deve essere qui a. Quale nostra? Vita, quale è la nostra? Quando ti dici nostra, qua è Isea? Non so, qui è chi mi ha insegnato. Cioè, quella che mi ha insegnato i Mise, quella dei pagani, dei romani, quella di Giove, quella di Zeus, quella di Atene. Quasi tutta una confusione. Sì, hanno fatto molta confusione. Deve essere una regione unica per tutti. No, cara. No. Non si è mica detto. Anzi, è sbagliato. Una volta quando occupava la gente che aveva un'altra religione, allora che c'era una religione unica, ma adesso non occupa più la gente, anzi, non è più così. No. Qua. Non ne occupa più, infatti quelli che dicevano le cose che dicevamo noi non li mettevano, li bruciavano vivi. Di solito quando da bambini, parlo 70 anni fa, penso che il cervello che mi serve. Lo so. Però mi... Con l'età andando avanti dovrei essere più religiosa, invece sono all'opposto. Direi anche il rifiuto, sì, di quando le cose sono troppo ossessive. Quando ti cominci in tanti anni, ti c'hai qualche capeotto, qualche scoperta. Sì. E ora te domandi, ma come siamo qua? Esatto. E ora là bisogna fare qualche scoperto prima. Infatti. Dopo ti capisci. Anche perché i scoperti che dai per me. Non pensavo di andare su una chiesa a vivere in una chiesa normale, con una messa normale, che dopo gli abbia e predica per conto suo, dia dei robe, però non so. Comunque i cattolici gara l'altare solo perché ce l'hanno rubato a noi, perché altrimenti loro non avevano mai avuto l'altare. Quell'altare ce l'hanno rubato, ce lo restituiranno un giorno, sì. Grazie per la telefonata, bene, mia. Ciao, grazie.
No, ma in effetti, specialmente persone anziane, chiaramente sono un po' toccate anche da quello che sta succedendo un po' in giro, ma il cattolicesimo ha distrutto la conoscenza, ha distrutto la capacità dell'uomo di guardare la vita. Perché chiaramente quando una persona anziana vede cose molto diverse, dice, ma cosa sta succedendo? Sì, no, sai, vogliamo dare un ultimo in chiusura, l'ultimo esempio. Dai l'ultimo esempio in chiusura. Di amore cristiano per i figli. Sì, dai. Allora, usa una teleschiavo di 11 anni. La madre biologica e i servizi sociali vogliono lasciarla morire, è in coma. La piccola è in coma. Il patrigno l'ha picchiata e si oppone a staccare la spina. Il patrigno si oppone perché è cristiano e perché se staccassero la spina le sue botte educative diventerebbero omicidio. Eh sì. Perciò questo è un altro esempio classico. Capito. Torturate i vostri figli come cristiani, basta che non li lasciate morire come delle persone, ma come bestie. Anzi, mi piace molto a Ratzinger questo. Sì, sì, no. Questo è appunto il classico esempio di proprio di come si fa l'amore cristiano. Magia, stregoneria e paganesimo, è l'unica speranza che abbiamo per questo sistema sociale. Non c'è ateismo, non c'è ideologia che tenga, purtroppo. Tutte quelle ideologie su cui si sono fondate speranze dell'umanità, vere o presunte che fossero, sono tutte finite nella cacca. E diciamocelo questo, e molte, su molte di queste ideologie ci abbiamo anche riversato le nostre passioni, le nostre speranze. L'unica cosa che è rimasta è la magia, la stregoneria e il paganesimo. Non c'è nessun altro, altrimenti rialzeranno i roghi, altrimenti gente come Ratzinger, gente come Scola, gente come Matteazzo ricostruiranno i campi di sterminio a maggior gloria del loro Dio. Ricordate che l'unica novità portata sulla storia dal cristianesimo sono stati i campi di sterminio e le guerre in nome, per conto e in funzione del loro Dio. Nessun'altra novità ha portato il cristianesimo sulla faccia della storia. Francesco, io... Sì, il monoteismo, soprattutto la figura cristiana di Cristo, tra quella che ha compromesso gli ultimi 2000 anni. Se uno vuole liberarsi, recuperare la propria umanità, la propria vita, la propria esistenza, deve disintossicarsi dalla figura criminale di Gesù Cristo, altrimenti è condannato per sé. Non solo noi, ma anche la nostra società. Appuntamento allora il 28 gennaio alle ore 20:30, qui in sala Radio Gamma 5, con il dibattito sul giudizio di necessità. È uno dei dibattiti più importanti di relazione magica e di stregoneria all'interno della società in cui viviamo. Ricordate, vabbè, poi non so se verrà replicato, se verrà detto in radio quel dibattito. Sono dei dibattiti che non verranno mai portati in radio, proprio per le condizioni in cui vengono fatti. Buon, ciao a tutti. Ciao a tutti e io vi lascio con Alvise e la sua musica.